Non è successo niente. Non è successo niente. Invece qualcosa è successo. Cosa è successo? Dimmi che ci sei, dimmi che ci sei. Ci sei. Ciao. Ciao. Che fai qui a letto? Niente, ho fatto il bagno, mi sono sdraiata. Tu invece? Credevo di averlo perso. Invece stava sotto. Ma non stai bene? No, no, sono solo un po' stanca. Infatti c'hai un'aria stranita. Sì. Non è ancora per via di quella cartolina da New York? No, no, no. No, allora no. Ascolta, ti posso spiegare no, tutto, no, ma Renzo, se mi inizio, ascolta, ormai... Sono io che ti chiedo scusa. Ti chiedo scusa perché sono stata un po' troppo... Sospettosa? Ma quello ce l'hai nel DNA, quello proprio ti appartiene. Non lo riammetterò mai, ma un po' mi piace. Poco, Quindi tutto a posto? Mm-hmm. Ho pienamente riconquistato la tua fiducia? E io? Tu cosa? Cosa dovevi riconquistare? Ti è arrivata qualche cartolina e non me l'hai detto? Bene, a stasera allora. Ciao. Ciao. Pensa se dovevo rifare tutte le carte di credito, bloccare, non ci voglio nemmeno pensare, nemmeno pensare. Chiudo? Sì, sì, grazie. Non è successo niente. Chiederemo ai vivi. Com'è il mio sushi? Squisito. Decisamente afrodisiaco. Cioè, ho sbagliato qualcosa? Ma no, sono io che sono sbagliato. Commissario, io non sono abituata a fare il terzo grado. Perciò se hai qualcosa da dirmi, dimmelo, senza giri di parole. Non riesco a togliermi dalla testa Camilla. Okay. Sonia, aspetta, questo non vuol dire che... Tranquillo, non posso dirti che sono contenta, ma rifarei tutto quello che ho fatto. Ci vediamo sul lavoro. Però? Sì? Però nell'esclusa. Mica si capisce bene se lei alla fine il marito lo tradisce oppure no. Pirandello parla solo di un bacio. E perché un bacio non rappresenta un tradimento, scusa? Insomma. Ma un bacio appassionato? Vabbè, se è proprio rovente. Però un tradimento piccolo piccolo. Ah, grazie. No, vabbè. Eccoci qua. No woman, no cry. E poi vuol dire niente donne, niente lacrime. Ma chi l'ha detto? Certo, una telefonata potresti anche farmela. No, Camilla. 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 Torre. Sì, Torre, dimmi. No, purtroppo non mi disturbi. Gaetano. Pronto, Gaetano, che cosa succede? Potrebbe, ma potrò essere più esaustivo dopo aver effettuato l'autopsia. Ciao. Camilla, ciao. Te la senti? Sì. Sì. Bene. Grazie per essere venuta. Avrei preferito rivederti in un'altra occasione. Comunque. Beh, magari posso accompagnarti io, così facciamo dei chiacchiere. No, perché c'è mio marito che mi aspetta in macchina. Ah, Camilla. Ciao. Ciao. Camilla? Sì. L'orecchino? Ah, sì, certo. Però Vanessa non aveva i lobi dell'orecchio forati. E infatti questo andrà agli oggetti smarriti. Camilla, non si può avere sempre ragione. No, certo. Però se l'orecchino non è di Vanessa, allora potrebbe essere... Potrebbe essere di? Per carità, come non detto, il poliziotto sei tu. Ciao. Ciao. E brava Camilla. Non è detto che sia così. È un'ipotesi. E magari hai ragione anche quando hai torto. Abbiamo controllato i tabulati. Capisco. Camilla. Gaetano. Ora mi spieghi che ci fai qua. È un irrefrenabile impulso allo shopping, capita. Posso esserle utile, signora? Ah. Magari un'altra volta, grazie. Buongiorno. E l'orecchino? Sì, vieni.
Torniamo comunque, torniamo. Sì, sì, torniamo. Dai. Mi spieghi come ci sei arrivata? Intuito e anche un buon informatore, molto affezionato. Tu come ci sei arrivato? Da poliziotto. Ma però io e te dobbiamo parlare. No, non dobbiamo parlare. Però tu mi devi dire come va a finire, me lo devi. Ti devo molto di più. Guarda che bello, l'ho preso per Poppy. È bellissimo. Se non piace a lui, dallo a me. E tu che cosa ci fai? Magari mi prendo un cane. Mi sento così sola. Non è mica una cattiva idea, sai. Mi sa che ti aspetta qualcuno. Gaetano. Però posso stare pochissimo, eh? Beh, se vuoi sapere com'è finita, devi almeno sederti. Lo sai che non amo i ricatti. Vuoi qualcosa da bere? Un vermouth? No, 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 acqua liscia. Salgo. Grazie. Camilla, io devo dirti una cosa. Anch'io devo dirti una cosa. Magari è la stessa cosa. Magari. Magari per me. È stata la moglie. Che cosa? La moglie? L'orecchino era suo. Lei ha ucciso l'infermiere e lui ha ucciso il detective. Non era la stessa cosa. E avrebbe potuto uccidere anche il karateka se quello non fosse stato più veloce di lui. Eh beh, è brutto quando non ci siamo più. È brutto anche quando ad amare uno solo. No. Ma perché no? Perché tu mi piaci. E ti voglio bene. Però amo mio marito e non voglio farlo soffrire. E neanche farlo aspettare. È un po' tardi. Camilla, posso accompagnarti? Vuoi a te se non lo fai? Allora, ciao. Ciao. Camilla. Dimmi. Mamma, sbrigati, abbiamo un sacco da fare. Arrivo, amore. Devi dirmi qualcosa? No, no, niente. Ciao. Camilla. Camilla. Veramente io una cosa dovrei dirtela. Mi hanno affidato un incarico all'estero e io parto. Quando? Alle 6. E dove vai? A Praga. A Praga? Mm-hmm. Ah. Beh, non è poi così lontana, eh? Io non potrei mai stare troppo lontano da te. Dai, mamma, sbrigati! Arrivo! Grazie, buon viaggio. Grazie a lei. Grazie, signora, buon viaggio. Grazie. Grazie, buon viaggio. Grazie a lei. Ecco lei, signore, buon viaggio. Grazie. Grazie, buon viaggio. Grazie a lei. Signore, la sua carta d'imbarco. Che cosa? La sua carta d'imbarco. Allora, la sua carta d'imbarco? La carta.